i quotidiani, i settimanali, le radio, le televisioni, le comunicazioni di massa, internet, i parlamenti, gli stati si occupano da diversi mesi di una questione oziosa che consiste nel passare dal rigore puro e semplice al rigore più equità, più crescita. Questa idea, questa esigenza è appunto discussa da tutti i politici, da tutti i cittadini, con varie sfumature. Chi mette l'accento sull'uno o sull'altro degli elementi, e in Italia in particolare la Repubblica sta da mesi chiedendo al governo Monti non solo il rigore, ma equità e crescita. Ezio Mauro è in prima linea nella battaglia per l'equità, per la crescita. Recentemente ha detto che la nostra epoca è segnata dalla cifra della disuguaglianza. Sì, ma quando si chiede rigore, più equità, più crescita, si fa l'amore con le nuvole. Ezio Mauro fa l'amore con le nuvole, e lo fa la sinistra, e lo fa la destra, e lo fa il PD, e la fa Sarkozy e Hollande, Bersani, Casini, Alfano, Grillo e Pinco Palla. Perché? Perché questa che viviamo è una crisi di civiltà. Quindi per affrontarla e risolverla non basta manovrare su ciò che c'è, bisogna inventare ciò che non c'è, nuove forme economiche, politiche e culturali, che non nascono immediatamente, ma il processo va riconosciuto ed avviato. Io vorrei oggi portare un argomento a questa formula, crisi di civiltà. Cosa vuol dire? Crisi di civiltà vuol dire tante cose. Vuol dire che non funziona più il modo di vivere, di pensare, di agire, di fare economia, cultura e politica, di amare, di morire. Ma fermiamoci su un punto. Il keynesismo, i più democratici, chiedono più keynesismo. Ma cos'è stato il keynesismo? Keynesismo è stato per decenni, dagli anni 30 agli anni 70 del secolo scorso, detto in ultima sintesi, l'indebitamento dello Stato e delle istituzioni pubbliche per far fronte a una serie di problemi delle società. Questo indebitamento ha raggiunto il culmine negli anni 70 e il keynesismo è entrata in crisi la socialdemocrazia e si è affermato una corrente economica e politica neoliberista che apparentemente ha fatto il contrario del keynesismo, ma in realtà lo ha prolungato, perché prima con il keynesismo si erano indebitate le istituzioni pubbliche e lo Stato, poi con il neoliberismo si sono indebitate le famiglie e gli individui, e questo è durato fino a qualche anno fa, finché, essendo indebitati istituzioni pubbliche, Stato, famiglie e individui, è venuta in superficie la dimensione mondiale catastrofica della crisi. Di tutto questo non si parla. Non si parla di crisi di civiltà, non si parla della vera natura del keynesismo e dei suoi limiti, della vera natura del neoliberismo. Si chiacchiera, si chiede ai governanti di essere più equi, ma per essere più equi bisogna più avvertiti, conoscere meglio la realtà e progettarla in maniera nuova.
E oggi cosa sta accadendo? Vediamo. La questione che si presenta oggi è se possano i gruppi dominanti trovare e organizzare una nuova risposta alla crisi capace di prolungarla ancora per qualche tempo, o sia questo la fine di un'epoca politica e di una civiltà. Noi osserviamo nella realtà due tentativi di risposta. Da un lato vediamo che i gruppi dominanti stanno organizzando in maniera più o meno consapevole una risposta regressiva, consistente nel mantenimento della passività delle grandi masse, combinando a una diminuzione graduale e controllata del consumo, b la creazione di un clima di insicurezza e timore, c l'estensione di una realtà virtuale che soddisfi artificialmente gli individui, li intontisca e li ponga come spettatori passivi di fronte agli schermi audiovisivi e negli eventi moltitudinari, sportivi, musicali, ludici, eccetera. Realizzandosi questa risposta, si compierebbe il passaggio dall'uomo di massa ad un tipo di uomo che chiameremo uomo intontito. Da un altro lato vediamo numerosi piccoli gruppi, associazioni, comunità e reti indipendenti che tentano di sperimentare e trovare una soluzione progressiva alla crisi. L'affermazione di questa risposta farebbe sorgere un nuovo tipo di uomo che chiameremo uomo autonomo e solidale. Come? Ah, cosa leggo? Sì, questo ho stampato qualche pagina da un libro che abbiamo scritto in questi anni, Luis Raseto ed io, si intitola La Traversata, e lo trovate nei nostri siti, dove questi ragionamenti sono fatti ampiamente, rigorosamente, scientificamente. I siti in spagnolo www.luisraseto.net e in italiano www.pasqualemisuraca.com.